bene, ma prima di tutto facciamo i complimenti a questi amministratori, perché questi sono degli amministratori che si sono riuniti, non si sono messi a fare guerre giornalistiche con la prefettura, ma hanno iniziato a dire come facciamo, collaborando ma nel rispetto di quello che vogliono i nostri elettori, perché loro sono stati eletti da delle persone che vogliono essere coinvolte. La prima cosa da fare quando si parla del tema dell'immigrazione è proprio questa, cioè bisogna coinvolgere la popolazione, quindi non possono arrivare ordini dall'alto senza che la popolazione abbia partecipato a questo tipo di decisioni. Non è che la popolazione la interpelli soltanto quando si tratta di, non so, fare, ed è giusto che sia fatto, una variazione urbanistica, ma la interpelli anche e soprattutto quando si tratta di variare il suo sistema sociale. Quindi lo sforzo di questi amministratori è proprio questo, dire: noi dobbiamo essere preinformati di quali sono i progetti, perché dobbiamo informare i nostri cittadini e vedere anche quali sono le reazioni. Io credo che un paese serio, e l'Italia è un paese serio, debba dire sì ai profughi, purtroppo no ai migranti economici. Nessuno si tira indietro quando si vedono famiglie e bambini che arrivano da guerre, che sono sotto le bombe. È normale che l'Italia, e non solo l'Italia, debba fare la sua parte. Ma i migranti economici no, ma non perché si è cattivi, ma perché non gli si dà futuro, perché non c'è il lavoro, non c'è il lavoro per gli italiani, e vi dico di più, non c'è lavoro neanche per gli immigrati, perché l'Italia, che ha già circa 3 milioni di immigrati ben integrati sul territorio lavorativo da anni, sappiate che i dati ci dicono che l'11% sono inattivi ed è un dato in crescita, quindi c'è il rischio di far venire persone che non si riescono ad integrare e che quindi creano disagio sociale a se stessi e agli altri. Tre soluzioni fondamentali che dovrebbe fare il governo. Prima di tutto iniziare a parlare di rimpatri a livello europeo. Qualcosa si sta muovendo, noi lo diciamo da 2 anni, non è che l'Europa può soltanto decidere di distribuire le quote dei migranti, l'Europa deve soprattutto decidere di rimpatriare tutti insieme i clandestini. Seconda cosa, ho fatto una mozione alla Camera, mi sono rivolta al Ministro della Giustizia Orlando, non è possibile che chi non ha diritto a stare sul nostro territorio perché non è profugo possa fare ricorso ai tribunali ordinari e rimane 2-3 anni sul nostro territorio in attesa della sentenza. Bisogna creare delle sezioni speciali di tribunali che si occupino solo di quello, che sveltiscano i ricorsi. Chi non ha diritto deve permanere sul nostro territorio il meno tempo possibile. Questo tipo di sezioni specializzate ci sono in tutti i paesi europei, si faccia anche qui. Terza cosa, iniziamo a fare la lista dei paesi sicuri e dei paesi insicuri, ma facciamola seriamente. I paesi insicuri sotto le bombe e in guerra sono quelli, e li sappiamo, la Siria, l'Eritrea. Non possiamo dirci che tutto il Senegal è un paese insicuro. Purtroppo ci saranno situazioni di persone che muoiono di fame, però dobbiamo iniziare a distinguere. L'Europa non può farsi carico di tutto il Nord Africa. Ascolti, onorevole, però qualche sindaco di mai. Cremona però è andato in prefettura un po' a lamentarsi. Sì, sì, perché vengono mandati senza. No, ma io credo che l'origine della lamentela non sia guardate, noi non vogliamo le persone, ma sia noi vogliamo sapere chi sono queste persone, certo. E dobbiamo saperlo prima. Perché non possiamo far arrivare i pullman improvvisamente alla nostra popolazione, dobbiamo trovare i locali adatti, dobbiamo individuarli, dobbiamo parlarne con la popolazione, dobbiamo spiegare, dobbiamo sapere quali sono profughi, quali sono richiedenti asilo, cioè dobbiamo avere l'informazione. Un commento sull'approccio del governo Renzi al problema dell'immigrazione? Guardi, il governo Renzi aveva una grande chance che secondo me ha perso, che è stata quella del semestre europeo. Durante il semestre europeo questo doveva essere un tema trattato tutti i giorni, questo non è stato fatto. Oggi qualcosa si muove, però anche perché noi abbiamo insistito, e non soltanto con un'opposizione di slogan, ma con un'opposizione di merito. Le primarie, non litighiamo, le primarie. Guardi, io le devo dire questo, lei si ricorda, io tempo addietro fui incaricata di fare questo regolamento e mi si spiegò da parte di tutti i dirigenti, tutti quanti, che le primarie non erano cosa buona perché effettivamente c'erano delle possibilità che venissero così ad essere un mero congresso di partito dove poi vincevano le varie correnti. Oggi vedo che molti di questi dirigenti invece dicono ma primarie sì, allora io mi stupisco perché forse loro hanno cambiato idea. Io invece mi sono lasciata convincere da Berlusconi, che non è che dice che un sistema di primarie non va bene perché bisogna trovare degli accordi. Quindi lui dice bisogna mettersi a un tavolo e bisogna trovare l'accordo sui candidati più forti. E secondo me ha ragione, perché poi alla fine guarda cosa è successo, guardati Roma. Guarda la situazione che abbiamo adesso con Marino è il frutto delle primarie, abbiamo visto come è finito.
Pisapia è il frutto delle primarie, allora forse se questi sono i risultati delle primarie mettiamoci al tavolino con la Lega, magari anche con quella parte di NCD che vuole stare con la destra, perché io non riesco a capire ancora chi di NCD vuole stare con la destra e chi con la sinistra, mettiamo insieme il centrodestra e cerchiamo un candidato comune. Quindi lei non corre per il Palazzo Marino, né per il Campidoglio, no? Forse è meglio entrare però.